Mattia Bastianelli, da cosa cominciamo? Dal calcio di rigore parato o dalla punizione tirata via dal 7? Perché sono state le uniche due occasioni in cui sei stato praticamente chiamato in causa, però diciamo che hai inciso quanto e più di un centravanti oggi. No, beh, però era importante, nell'unica loro occasione nel primo tempo, farsi trovare pronti, soprattutto su un rigore dubbio, e per mettere tutti d'accordo. Lo pariamo e così la partita può essere ancora giocata ad armi pari. Mattia, in una squadra dove viene comunque sottolineato la forza dei giocatori in campo, farsi trovare pronti in un'unica occasione così importante, in una gara così importante, non nascondiamoci, oggi quell'episodio ha cambiato il volto della gara. Sì, l'ha cambiato, però noi prima stavamo veramente dominando. Certo, andare sotto sarebbe stata dura, però oggi la squadra aveva una voglia, un'intensità che è meglio averlo parato il rigore, però sarebbe stata dura anche fossero andati sopra. E noi oggi abbiamo veramente interpretato la partita in maniera perfetta. Penso che abbiamo dominato la partita dal primo all'ultimo minuto, anche dopo aver segnato il primo gol abbiamo ricercato di fare subito il secondo, abbiamo avuto l'occasione del terzo gol e abbiamo calciato non so quanti calci d'angoli e loro appunto oltre al rigore hanno avuto la punizione ma nient'altro. Ed era uno scontro da prima a seconda. L'impressione netta che si è avuta da fuori è che comunque i 10 punti tra Juve e Malpignano ci stanno tutti, cioè senza voler mancare di rispetto agli avversari, forse l'unico avversario che può veramente infastidire la Juve Domo diventa il Borgaro, perché a livello qualitativo, se andiamo a vedere i giocatori in campo, non c'era paragone. Sì, il Borgaro nel mercato di riparazione si è rinforzato tantissimo. L'Alpignano però non possiamo sottovalutarla, perché è una squadra che per ogni reparto ha qualità, anche il Borgo Vercelli è comunque ad oggi purtroppo la miglior difesa e hanno anche lì giocatori davanti come De Laurentiis, Moretto in porta, quindi hanno giocatori importanti. Però noi oggi volevamo proprio dare un segnale importante al campionato. È vero che il pareggio paradossalmente ci poteva servire, perché 7 punti sono comunque tanti, però noi siamo scesi con la voglia di vincere e l'abbiamo voluta vincere. Non giocavamo per il pareggio, cioè, anche se potevamo rischiare di perderla, ma noi siamo così, abbiamo questa mentalità di andare a vincere in ogni campo. In bocca al lupo per proseguire. Crepi lupo.